Ciao ragazze, non fate caso alla mise, sono sbattutissima, sono raffreddata, afona, senza voce, però mi sono arrivati due pacchi da Zara, le novità dell'estate, primavera-estate, e volevo condividere con voi l'apertura. Ho una voce spettrale, però dai, insomma, guardiamo insieme. Allora, intanto apro il primo pacco e poi li indosserò anche, ma ero troppo curiosa di vedere se tutto andava bene. Allora, ho preso questi due maglioncini che sono gemelli. Questo primo verde, guardate che bel colore, verde smeraldo, è un maglioncino in filo di cotone. Io ragazzi ho preso una L a 12,95 euro, ma vi dico che la L è precisa. Io sono alta 1,72 m, 1,74 m e per me arriva proprio al di sotto della. Quindi vi dico che la L è precisa. La mia considerazione è che quando Zara inserisce tra le taglie anche una XL, per me la L è la misura adatta perché ora vi faccio vedere appoggiandola sulla spalla, guardate, mi arriva praticamente qua e l'inizio della tasca è qua, quindi rimane fuori tutta la parte diciamo della curva dei fianchi. E queste, ripeto, erano nel reparto delle offerte speciali che Zara ogni tanto propone e l'ho preso anche in tonalità fucsia, che è questa, che secondo me sono entrambi bellissimi come colori da indossare nel periodo estivo, su un pantalone bianco, su una gonna lo stesso bianca, su un jeans la sera d'estate, perché ripeto, è proprio un filato leggerissimo, piacevole al tatto, sembra una carezza. Poi per 12,95 euro, perché lasciarla lì ovviamente. Poi ho preso un must. Oh, io sono sempre quella che dice basta le camicette bianche, che mi viene in mente la cameriera del ristorante, ma cioè, secondo voi potevo lasciarla lì? Guardate che meraviglia, anche questa è una camicetta con i polsini fermati da questi bottoncini in madreperla. È in plumette, viene chiamata, ha lo scollo a V fermato da questo fiocco che si può decidere di allacciare o lasciare aperto e ha tutti questi ricami floreali. La camicia è un vedo non vedo, quindi un trasparente sicuramente da abbinare a un top di seta, insomma ad una bralette, poi va a gusti personali. Anche di questa ho preso una L e ho fatto benissimo. Infatti, secondo la mia supposizione, anche in questo è previsto la XL, quindi per la mia altezza ci vuole tutta come lunghezza, perché scusate, io sono raffreddatissima, abbiate pietà. Anche questa, come vedete, arriva giusto sul fianco, è contentissima di aver preso una L, il prezzo è 25,95. Sono un po' pensierosa, dubbiosa per l'altro pacco perché ho preso delle maglie in M e temo che siano precisissime. Guardiamo insieme. Secondo pacco, speriamo bene. È sfondato, bene. Volevo tenere la scatola, ma penso che non la terrò a questo punto. Allora, ragazze, il top. Appoggio il fazzoletto di carta. Il top, no, ci sta. Per questa ho scelto bene.
Ho preso una, vi dicevo, ho preso una M, è un color panna, è un top a mezza manica con questi fiocchi neri, è tutto traforato, però a differenza dell'altro, come vedete, non è trasparente, è un color panna tendente avorio. Come vedete, questa è una M perfetta. Poi farò le foto e ve le inserisco per quanto riguarda la vestibilità. Molto bello. Questo, il prezzo è 29,95 euro, 30 euro della linea TRF. Molto, molto carino. Ah, questo è precisino, eh? Altro top. Questo, ragazzi, è precisino, secondo me. Infatti, anche qua, vedete, c'era fino alla XL. Se avessi preso una L, forse sarebbe stato meglio. Dicevo, ragazzi, questa probabilmente è precisina, precisina. È una M, infatti. Temo che sia un po' precisa. E poi col seno mio... 29,95. Vediamo se tenerla, vediamo indossata com'è, però è bellissima, è tutta con questo pizzo. Bella, bella, bella. Ta-ta. Ho voluto prendere per l'estate questo paio di Sabot. Questo sono in color camoscio, sabbia. Hanno praticamente il tacco trasparente, sarà un 6 cm. Sono aperti sulla punta. Questi li lanciamo. Io ho preso un 40. E vi dico se la vestibilità è giusta anche di questi, perché sì. 40. Ragazzi, 40, se fosse stato un 41 forse, su, considerando che è pelle e poi un po' cede, direi di sì. Ragazze, Sabot provati, perfetti, sono il 40, anche qui è prevista la fetta numero 42 per un prezzo di 29,95. Questi mi sembravano i pezzi carini, veramente ne ho visti altri, cioè ce ne sono tantissimi di pezzi. Ci vuole un patrimonio praticamente. Se riesco faccio anche qualche foto, così vedete. Ripeto, temo sul top che la M sia precisa, perché comunque il tronco è lungo e con un po' di seno solleva un po', come M rimaniamo con un bilico scoperto e non sono la Carrà. Diciamo che l'età è passata. L'esaurimento regna sovrano. Ma mi sono già cambiata perché devo andare a correre. Vi volevo far vedere lei. Guardate che meraviglia la borsa, tutta in paglia intrecciata. Mi ero dimenticata lei, mannaggia. Ragazze, non so cosa sia successo, però questa è la situazione. Mi dispiace che vedete un po'. Questi sono i miei pantaloni, però questi sono i Sabot. Il Sabot, questo è il top, come vedete rimane un po' così, poi vi metterò una foto. Vedete cosa vi dicevo, il seno praticamente poi lo fa alzare, quindi sicuramente una L era più giusta, però dietro è molto molto abbondante. Comunque, questo è il primo outfit. We'll be right back.
secondo top, stessa cosa, vedete, dove arriva. Questa è la camicetta, che è bella, molto bella, la L è precisa, la mia altezza per la mia persona è precisa, va più che bene, ha diciamo una manichina con i tre bottoncini, la manica così un po' a palloncino, tutti questi decori, e sicuramente per, vedete, per me la L è giusta. Vi farò poi qualche foto, però questa è molto bella, ragazze, L tutta la vita. Questa è una L, io l'avevo presa perché pensavo eventualmente di abbassare lo scollo a barca, ma cioè praticamente arriva sotto l'ombelico, cioè è una finta L. Scorso, bellissimo il colore, però è troppo preciso per me. Vi inserisco dentro un po' tutti gli outfit se riesco. Mi scuso ancora per la voce, ma questo è. E vi saluto, vi bacio, vi abbraccio. Fate le brave, alla prossima.